Jugoslavia nel 99, come pacifista, sottolineo come pacifista, li ho visti in azione negli inviati di guerra, che sono embedded con gli eserciti dei forti oppure embedded con i loro alleati locali, i ribelli, per tutto. Allora, ovviamente, con questa disinformazione e con il fatto che appunto la NATO non è mai stata punita e presto diventerà anche indomabile, come ha detto Ugo, tutto questo concorre ad addormentare le persone. C'è una mistificazione totale, Orwell proprio in azione, l'ho visto anche giorni fa alla Trident Juncture, alle cerimonie di apertura a Prato di Camera Libera Trident Juncture, dove il vice segretario generale della NATO ha ripetuto sia nella cerimonia che in conferenza stampa concetti come questi. In Libia abbiamo protetto i civili, la NATO stava proteggendo il mondo, la NATO deve fronteggiare la minaccia interventi, quella del terrorismo, ci sono in giro stati falliti come appunto la Libia e la Siria. Tutto questo quando appunto è stata la guerra della NATO in Libia che ha contribuito moltissimo sia a far fallire quello Stato che a diffondere il terrorismo, e tutto questo pochi giorni dopo aver bombardato l'ospedale in Afghanistan. Questo ospedale è stato bombardato anche dall'Italia perché l'azione era un'azione della NATO, quindi ne portiamo anche noi la responsabilità. Allora ecco, visualizziamo le vittime, visualizziamole non come qualcosa di lontano, ma come persone, popoli, natura, perché le guerre distruggono la natura anche, che sono vittime delle nostre guerre, delle guerre da noi provocate o da noi fomentate a casa d'altri. E quindi, per esempio, come mai non solo non si dice appunto che i siriani, gli iracheni che arrivano sono frutto appunto delle nostre guerre, sotto bandiera della NATO, sotto direttamente statunitensi, quindi la coalizione dei volonterosi, ma perché non si dice che anche molti africani dell'Africa dell'Ovest che sono arrivati qua negli anni scorsi lo hanno fatto perché non hanno più potuto lavorare in Libia, dove lavoravano oltre 1 milione di lavoratori stranieri. E con la prima guerra del Golfo, peraltro, dall'Iraq, che si era impoverito, se ne andarono anche lì 1 milione di lavoratori di tanti paesi, asiatici, africani, nordafricani. E questo per quanto riguarda le vittime che arrivano qua. Io trovo che una persona che è costretta a cercare lavoro rischiando la pelle in Europa perché il paese dove lavorava è stato bombardato nel caso della Libia sia anch'essa una vittima della NATO. Avrebbero dovuto fare una class action, ma appunto non funziona. E volevo qui brevemente, quindi molto brevemente, ho già sforato forse, darvi qualche nome di vittime che ho incontrato proprio sul posto. Per esempio, abbiamo parlato della Jugoslavia, per esempio Vesna era una serva di Sarajevo. Io la incontrai in un alberghetto a Zemun, a Belgrado, mentre piovevano le bombe della NATO, e appunto lei diceva: certo, noi abbiamo dovuto venire via da Sarajevo e adesso stiamo qua. E io le dicevo: ma forse devi andare da un'altra parte. No, speriamo nella pace qui. Ah sì, speriamo nella pace qui. E Vesna viveva in questa stanzetta con suo marito Nebojša, che era stato arruolato dall'esercito serbo, era una persona molto mite, anche vegetariano, per esempio. Non vuol dire, magari ci sono anche dei mariti vegetariani, purtroppo. E quindi un incontro così di una persona in continua fuga, no? dalle nostre azioni. Un'altra è una bambina, Nur, non so che fine abbia fatto, la incontrai in Libia nel 2011 ed era sfollata. Tobruk, all'epoca appunto zona occupata dai ribelli, era sfollata la periferia di Tripoli.
Tripoli, questo all'inizio di agosto, poi alla fine di agosto finiscono, finisce più o meno, no, inizia la presa di Tripoli, ci vorranno poi ancora due mesi per concludere le operazioni, e questi soldati spariscono perché arrivano in questo campo i cosiddetti ribelli armati. Io non so, questa ribelle di 4 anni, riccia e con la caffè latte, che fine abbia fatto con la sua famiglia, perché per descrizione non avevo chiesto al padre il numero di telefono. Un altro, Mohamed, appunto, del Niger, lavorava in Libia. Aveva fatto, non dico carriera, però aveva fatto dei passi avanti, quindi andava abbastanza sulle linee alla madre in Niger, Mohamed incontra l'arrivo della NATO, cioè degli alleati locali della NATO a Tripoli, e con la caccia al nero che si era scatenata è tornato al suo paese e sta cercando faticosamente di fare agricoltura. Non ho notizie di Abu, un altro vicino che incontrai sempre a Tripoli nel 2011. E poi, per esempio, abbiamo Aminullah in Afghanistan. Aminullah l'ho visto vivo, era un bimbo piccolo nel 2011, novembre 2011, in una montagna, insomma, dalle parti di Kerala, ma era nato già orfano perché una bomba della coalizione aveva bombardato la sua casa e quindi suo papà era morto, lui è nato qualche mese dopo. Non lo so, poi c'è Nabil Antaki, è un medico siriano. Uno dice che c'entra la NATO con la Siria, ma i paesi membri della NATO c'entrano con la guerra per procura in Siria. È un medico che ha deciso di non lasciare, come molti altri invece, il suo paese, e quindi sta ad Aleppo ad aiutare chi rimane, e sottolineo che è importante aiutare loro. E due altri casi molto brevi: Ali Ismail Iracheno, quindi quando era stato amputato da poco a Baghdad, tutta la sua famiglia era stata sterminata da una bomba del boss della NATO negli Stati Uniti nel 2003, appunto, nei primi giorni di guerra, e lui era sopravvissuto, ma appunto le braccia erano state amputate, e quindi è diventato in un certo senso un simbolo, e a differenza di molti altri amputati in tutte queste guerre, gli è stata data la possibilità di una cure all'estero, e quindi adesso vive in Gran Bretagna, perché c'era stato un grande furore mediatico sul suo caso, oscurato tutti gli altri. E poi allora vorrei finire con Elias. Elias è una doppia vittima delle nostre guerre, perché uno di Asila del nord dell'Iraq, quindi già interessato a tutto il processo di devastazione dell'Iraq che comincia nel 91 e che non è mai finito, con la guerra appunto dell'ONU, tra virgolette, a cui noi partecipammo, e appunto fu la prima di questi 25 anni di cose tremende che abbiamo fatto, e Elias poi ultimamente si è trovato vittima di un'altra guerra, da noi alla fine provocata dalle nostre guerre, e la crescita del califfato, del cosiddetto, tra virgolette, Stato islamico, perché appunto la sua area è stata invasa. Quindi non abbiamo notizie di Elias ultimamente, ma lui...